No, regà, non ce la posso fare. Oddio, però sta qua vicino, eh. Cioè, penso l'unica botta di fortuna incredibile di tutto il video, finalmente. Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi. Oggi siamo qui ritornati su Fortnite in compagnia della mia ragazza. Salve. Per andare a giocare in questo nuovo capitolo 5 di Fortnite. Nella giornata di ieri sono usciti rispettivamente i video in cui ho shoppato tutto il pass battaglia, ed è per quello che abbiamo già sbloccato tutto quanto. Ed è uscito anche un video dove vi spiego tutte le novità, come funzionano i nuovi boss, le nuove armi, tutte quante le novità in un unico video, che è uscito appunto ieri qui sul mio canale principale di Fortnite. Tra l'altro ho pubblicato anche la mia prima vittoria reale, che ho fatto però sul mio secondo account, e nel video del mio canale extra di Fortnite vi spiego il perché, vi lascio il link in descrizione. Ma oggi siamo qui per andare a prendere tutte le armi mitiche dei boss, che dovrebbero essere 5. Serena tra l'altro ancora non gli ha dato neanche un'occhiata. No, è il mio primo game. È il suo primo game, è livello 14, perché ha voluto shopparsi giusto qualche livello del pass, e quindi vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Prima di continuare il video, proprio come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nei soggetti di Fortnite. Mi raccomando, ragazzuole, è davvero fondamentale per supportarmi. Quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie però di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video, ragazzi, e con l'arrivo di questo nuovo capitolo 5 non so neanche quanti ne caricherò al giorno. Lasciate un like per supportare il video. Adesso vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Allora, raga, non lo so, ma attivato gli incarichi partita, non ci sto a capire niente. Io vado da Peter, amore. Tu magari vai da Gran Ghiacciaio, lì dove t'ho pingato. Perché ragazzi sono i boss più esterni alla mappa. Dobbiamo stare attenti, ragazzi, perché chiaramente se vogliamo tutti i medaglioni o comunque tutte le armi mitiche, dobbiamo andare a prendere tutti i boss. Potremmo anche in realtà prenderne 4 e poi andare a prendere l'arma mitica sull'isola che spona verso fine partita, eh? Che lì, se non sbaglio, dovrebbe esserci l'arma mitica. E ho un problema. Ovvero? Troppe persone con me. No, tante persone stanno arrivando lì, sì, da te. Oh mio Dio. Amore, non lo so. Allora, ah, tra l'altro io ce n'ho proprio uno qua sotto. Vabbè. Allora, di boss, ragazzi, perché io potrei fare scalini, poi distese, e poi vediamo un attimo. Tanto ci sono un po' di moto da cross. Troppe persone. Perfetto. Allora, diciamo che non è partita proprio bene. Io a questo punto cerco di però il problema è che io non so neanche se faccio in tempo. Perché sta andando così piano la mia skin? Oh mio Dio. Vabbè, ricominciamo ovviamente con i bug. No, raga, allora io ve lo dico, già sto iniziando a capire un pochettino le armi. Quell'assalto, se non c'ha il mirino, è più smirato di non so veramente che cosa, quindi cerco di evitarlo. Ma guarda, quando apre le porte diventa tipo lentissima la skin. Ma che cavolo sto vedendo? E vabbè, di nuovo, ragazzi, però sta diventando un attimino frustrante, eh. Non mi faceva così, raga, fino a prima. Allora, la safe in realtà non ci premia neanche, perché per andare a prendere Tana, ragazzi, mi tocca fare i salti mortali. Raga, mi sta ricaricando l'arma che ho appena... Ma va bene, ci sono un po' di problemi. Ci sono un po' di problemi e direi che lo avevamo capito. Allora, mi faccio... Sì, questa shield e basta. Non ti dà la vita, non te la dà. Non mi fa neanche la scavalcata. Io credo si sia bello che buggato il gioco. Benissimo. Allora, vediamo un po'. Vado subito a farmi Peter, raga, perché sennò tanto qui non faccio in tempo. Quindi tanto vale... No, raga, ma... Vabbè, va un po' lento. Allora, vediamo un po'. Peter dovrebbe stare tipo qua dentro. Esatto. Allora, dovrei averlo ittato di brutto, eh. Oh mio Dio. Ma con che cattiveria me lo stai dicendo? Si è ricaricato tutto lo shield, ragazzi. Le armi, ragazzi, mettono una vita a ricaricarsi. Alcune di queste nuove. Mi sa che non mi si è ricaricato il pump. Volete ridere? Volete ridere? No, ok, sì, mi si era ricaricato. Ok, mamma mia, raga, ma quanta vita c'hanno veramente mosti boss? Cioè, sono veramente immortali. Vabbè. Ma ancora non si è caricato! Ma ce la facciamo, signori! Ma non è possibile! Ok che è fortissimo, però... Se poi ci devo mettere un quarto d'ora per ricaricarlo, comunque è troppo, fa troppo ridere, raga, il meme. Fa troppo ridere il meme, raga. fa troppo ridere il meme, ragazzi. Allora, facciamo così. È il coso col cavolo. Ma devo caricare il medaglione, amore. No, vabbè. Ah, giusto. No, stavo a dire col cavolo, mi vado a fare il bunker. Qua da qualche parte dovrebbe esserci qualche modo da cross, ma io non lo so mica se riesco a venirti a salvare. Oh mio Dio, raga, che macello. Ma perché mi sta andando così piano? Io lo continuerò a ripetere per tutto il video, ragazzi. Lo continuerò a ripetere per tutto il video. A me mo mi converrebbe andarmi a fare distese, perché in 60 secondi non arrivo.
minuto sì. A 2000 metri praticamente. Neanche se prendessi una la macchina. C'ho sta macchina, ma non credo. Guardate come disattivano subito questo nuovo movimento particolare, eh? Lo disattiveranno tipo immediatamente, raga. Allora, muoversi con questo nuovo blindato, con questa nuova macchina, insomma, è molto easy. Vediamo. Raga, Tana lo perdo del tutto. Lì dove sei andata tu, ovviamente l'arma mitica se la son presa. Quindi vediamo un po' quante riesco a raccimolarne durante il game. Ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare a 5. Io lo spectro, vedevo già la vita del boss. Vedevi già la vita del boss qui? Sì, come se qualcuno lo stesse hittando. Io no, io non la vedevo. Il problema è che io mo qua non mi ricordo dove sta. Dove sta? Ah, ok, no, di qua. Mamma mia, 160. Ah, ecco, è lei. Madonna, c'ha lo stile molto simile agli scagnozzi. Vabbè. Raga, io punto solo a lei. Vabbè. Dai, vai giù, ok. Mi prendo l'altro, mi prendo la sua arma mitica. La roba non mi interessa, ciao mamma signori mia. Mamma mia, Dio, non me ne frega niente. Non sto neanche andando ovviamente ad aprire l'altro bunker. Lui, no regà, lei mi ha dato il fucile assalto e non mi piace. No regà, comunque c'è qualche problema. La skin si muove troppo piano quando fa le cose. Oddio, però sapete che col mirino potrebbe essere già più interessante. A rotaie c'è l'ultimo. A rotaie c'è l'ultimo di quelli che posso ottenere. Perché in realtà io sarei dovuto andare anche a Tana. Mannaggia la miseria. Se fossi riuscito a prendere Tana ce la potevo quasi fare, raga, perché prendevo Tana e poi prima della fine della partita mi andavo a beccare l'ultimo team che aveva preso l'arma mitica dove era andata Serena. Ma domanda, al Gran Ghiacciaio c'è quel cerchio dorato, che è? Io non lo vedo il cerchio dorato. Il cerchio dorato ti pinga dove si trovano gli altri che hanno il medaglione. Cioè quando tu prendi il medaglione dei boss vieni segnato in mappa. Io non lo so perché a me non li fa vedere qua. Però ok, tu poi continuameli a segnare perché così almeno mi aiuti un attimo. Ma ci stanno anche i barilotti di slap, raga. Me l'ero persa sta cosa. Ok, sì, grazie del movement. Raga, faccio così, per forza. Hanno ucciso il boss dell'antenna pure, che è lì vicino, vedi? Sì, lo vedo. La jump, ragazzi. Raga, non luto. Mi devo tipo sbrigare come se non ci fosse un domani. Ma a me sembra che anche il deltaplano vada più piano, ragazzi. Ma che cos'è? Allora, se loro stanno rientrando da là, c'ho paura che vengano verso rotaie rischiose qua, Per adesso a me li dava che stavano andando verso il basso. Ok. No, raga, ma perché va così piano? Ma non riesco a giocare, raga, ma ve lo giuro. Stanno riandando già alla prossima safe. Ok, io sto andando al boss. Mi sa che sta proprio qui il boss. No, non è lui? Ma come solo 55? Ma come non è? Ma dove sta, raga? Me lo pingava qui? Vabbè, ho così. Almeno tolgo gli scagnozzi un attimo. Ah, lì stanno fightando di brutto. C'è la torretta anche, attento. Sì, l'ho vista. Lui dove sta qua, però? Si stanno avvicinando quegli altri, Ok. Cioè, proprio attaccati, stanno qua. Se io trovassi il boss, proverei a farmelo più rapidamente. Ah, eccola! Ma è Valeria! Sei te? Sì, sono io. Ma è tutto scarico! No, si sta per ricaricare. Madre mia. E stanno arrivando quelle. Sei dentro il cerchio dorato. Ma il problema sono le armi lente, Sono arrivati? No, ok. Sì, ti sta arrivando da qua, vedi, penso. In base a come è il cerchio. Ok. Dai, vai giù. Vai giù, Valeria. Vai giù, per favore. Fammi un favore. Allora, che arma c'hai tu? Vabbè, la mitraglietta. Devo fare così, raga. Va bene. Le lucciole. Stanno le lucciole? Ah, sì. Ah, questi no, non mi interessa di questi. Ma l'isola fluttuante non me la dovrebbe aprire in mappa? L'isola fluttuante è possibile non è ancora spawnata? Vedo solo la scorta io. Sì, la scorta la vedo pure io. Ma l'isola... Stai andando da loro tu, Ma in realtà non sarebbe male riuscire ad ucciderli. Ti devo dire la verità. Più che altro vorrei capire a che livello stanno. Cioè, se riesco a farmeli da solo o no. Se sono rimasti in due, se è uno da solo, se sono in tre, stanno in quattro, cinque, sei. Insomma, tu attualmente sei proprio il centro del cerchio. Sì, no, adesso lo segna anche a me. No, ma vado troppo lento, ragazzi. Ma che cos'è? Eccoli, sono sicuramente loro. Ah, se stavano fermi a lootare, li posso fregare. No, dai, ragazzi, ma che cos'è? Oh, ma che hanno rallentato tutto. Ma io fino a mo, raga, stavo a giocare, non c'avevo tutto sto problema. Ciao! Raga, quel pump sono è troppo quelli forte. Da cui sono morto. Sì, no, ma quel pump è troppo forte. Quello che stava usando lui è troppo forte. Cioè, proprio troppo forte. Ah no, raga, tanto guarda quanto è veloce lo shield.
Amore, si mette dietro la roccia. L'arressato. L'arressato, che sfiga, raga. Sì, col pump tutto sto danno da così lontano. La madò, ragazzi. Ma che cos'era, dai. Ma con quel pump mi stava facendo tutto quel danno. Da così lontano. Mi stavano anche laserando, ma manca a far così. Allora, ragazzi, partirei comunque sempre da Peter. Stavolta ci muoviamo insieme, quindi dobbiamo volare veramente altissimo. Dobbiamo essere davvero rapidissimi. Ma sto ancora rosicando per il game di prima, perché quei tre mi hanno laserato semplicemente perché erano tre. Perché se quello lì a terra fosse rimasto a terra e me laserava solo uno da solo, perché poi l'altro l'ho atterrato, non ce l'avrebbero fatta. E ce l'avrei fatta, ragazzi. Avremmo preso l'ultima medaglia. Andavamo poi a conquistare l'isola su, e secondo me ce l'avremmo fatta. Vabbè, proviamo insieme. Dobbiamo veramente correre veloci. Io prima mi ricordavo che ci fossero delle moto da cross, che proprio non ho trovato. E no, dobbiamo prima lootare. Lì al ping ci sta Peter. Peter sta lì, considera. Quindi magari lootiamo prima un po' qua e poi ci andiamo. Però tipo troviamo due tre armi e andiamo, che in due dovremmo farcela più rapidamente. Sì, lo vedo che c'è un team, maledizione. Mamma mia, come si muove mentre plani, mi dà fastidio. Ma allora a me non sta dando fastidio in realtà questo nuovo movimento che hanno messo. Anzi, lo trovo figo. Il problema è Tacovaccio è valentissimo. Provi a muoverti e valentissimo. Qualcuno sta già sparando al... Hanno già spaccato il boss. Sto andando. No, sì, dobbiamo sbrigarci. Io non ho trovato un po' di armi, ma non ho shield, ma non me ne frega niente. Cioè, se no, se la challenge se ne va a farsi benedire. Quindi figurati se mi interessa la vita in questo momento. Figurati se mi può interessare la vita in questo momento. Oh mio Dio, ragazzi, ma che so ste lobby? Incredibile. Tutti cattivisti subito verso il boss. Dove è andato Peter, maledetto? No, questo è uno, amore, sotto. Sotto è risalito. Ma che cosa sto vedendo? Ma sta ballando quello. Ma no, ma era Peter con le ballerine. Sì, vabbè, tutto lo scar bianco. Ma sì, ma quello fa schifo, amore, lascialo proprio stare. Non è proprio lo scar bianco. No, raga, comunque devono fare qualcosa per le armi, ragazzi. Devono fare qualcosa per le... No! Sta avendo qualcuno. Sì. Questo che è? E... Cosa? Ah, il pump. Quello è fortissimo, quel pump. È quello che spamma. Allora, qualcuno è salito, eh? No, sono due, eh? No! Vabbè, mi ha fatto la scavalcata. Ok, atterrati. Finiamoli. Ah, io c'ho proprio un colpo mitraglietta, ecco. Sta perché. Rebuttando. Ma chi? Qua sotto. Distruggiamolo. Che vuoi fare? Guarda, non entrano le hit, raga. Se non hai i mirini, non entrano le hit. Allora, noi dovremmo andare al bunker per mettere i mirini, ma non abbiamo tempo. Dobbiamo andare qui, a distese, e poi andare agli altri. Ok, allora, è inutile mi continui a pingare il cavò. Che cos'è questo? Ti interessa? Un cecchino? No, amore, io sto già andando. Sì, ti sto seguendo, eh. Allora, avrei preferito di nuovo, ragazzi, il mega blindato di prima, però mi faccio andare bene anche questo. Le altre per ora non hanno preso niente. Per ora non hanno preso niente. Ma l'hai presa tu la taglia? No, tu, amore, prima hai detto la taglia e l'hai presa. Ma è comparsa adesso, però. Ah, boh, non lo so. Bello. Allora, no, che cos'è qua? Aia, ma mi stanno alla sera. Oh mio Dio. No, raga, ma le armi sono troppo forti. Cioè, se riesci a mirare sono troppo forti. No, dai. Morto. Cioè, ma non ti puoi scoprire un attimo. No, c'è un altro team. Vedi i colpi, ma non... È un altro. Ecco. C'è proprio un altro laserato? Player qua. C'è proprio un altro player pure qua. Morto. Ok, a terra. Madonna mia, raga. C'è colorato. Quello è fortissimo. Aspetta, forse me lo prendo. Più che altro per i boss è molto forte. Vabbè. Ok, allora, andiamo dal boss. Che già abbiamo perso troppo tempo per colpa di sti scapestrati maledetti. Facciamo così, va, che almeno c'ha il mirino. State sempre attenti al mirino, ragazzi, quando le armi c'hanno il mirino o meno. Se vi piace col mirino o no, perché appunto gli altri potrebbero aver fatto per voi. Allora, andiamo. È dentro? Mi sa di sì, non sto capendo. Dove sarà? Eccola. No, non è... Sì, è lei. Vai giù. Ma che cambiano di posto? Oddio. Ma qua non c'era quell'altra? Ah no, ok, c'era lei, sì, c'era lei. Ok, uccisa. Ok. Ho preso il suo assalto. Mamma mia, c'ho tutto scarico, amore, non ti posso aiutare. Ah no, c'ho il suo assalto adesso.
Ok. E adesso sono velocissimo a recuperare lo shield, Io adesso, ragazzi, sono veramente veloce a recuperare lo shield. Allora, dobbiamo volare qui a rotaie. In realtà dovremmo andare a Tana. Però pure anche coso di ghiaccio è lì, è un macello. Sto ricaricando le armi un attimo. Sì. Oh mio Dio, raga, come ci arriviamo? Io pure se uso le 6 impulsi che ho, non so se ci arrivo in tempo a c'è Tana. C'è la macchina. Riesce a prenderla? Ah, qui eccola, sì. Ma tanto non facciamo in tempo, secondo me, raga. Siamo proprio fregati. Ma tocca andare in giro con 4 armi. Ok. Vai. Chi se ne frega degli spari. No, ci stanno a spaccare. Distrutta già. Ma io non ci posso credere, raga. C'è anche un altro con la macchina, sì, qua davanti. Senza il fatto che ci dividiamo, purtroppo diventa tutto più complicato. Quelli si sono fermati appena ci hanno visto. Sì. Cambiamo. Sì, cambiamola. Cambiamola. E quella in 2 secondi ce la distruggono. Eccola lì, è quella casa lì. E la madò. Sta pure finendo la benzina. Allora, ci sono altre macchine qui. Allora, scendiamo. Io uso le impulsi e vado. Lascio pingato dove stanno le macchine. Sì, il problema è che qua di solito Oscar sta dall'altra parte, raga. Oscar, raga, sta dall'altra parte. Comunque io ho la netta sensazione che abbiano rallentato qualcosa, ragazzi. Oddio, io c'ho un team. Sì. No, no, c'è proprio un team, sì. Ma vabbè, allora. Chiamarli team è un po'... Vai, esagerato. Vai, vai, lo so, è che tanto non lo trovo. Ed è fortissimo tanto, ok? Allora, fermi. Mamma mia, raga. Lo so che ha richiamato i cosi, raga. Dai, 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 Oscar, ti prego, fatti abbattere. Ok, un altro abbattuto. Ok, lui c'ha l'altro pump. Ma va bene così, ragazzi, Va bene così, vado in giro col doppio pump. E ok, andiamo alle macchine. Andiamo alle macchine che avevi lasciato. Dai, sono ancora in safe, sono ancora in safe. Perfetto, dobbiamo andare a rotaie. No, raga, ma perché va così lento? C'è proprio il furgone, c'è il van. Sì, 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 ok. Vieni, andiamo. Mamma mia, raga. Ok, tanto c'è anche l'isola. Ma... Oh, non lo distrugge, corri! E dove sta poi l'isola, raga? Ma possibile che non spona? Quando spona l'isola? Spona così tardi? Ma possibile? Era quella roba dorata a terra. No, non lo so, amore. No, non mi sto facendo domande. Io sto soltanto puntando al mio obiettivo. Sono curiosa anche la mia pietra. Dai, però non ti puoi ribaltare per così poco. Che ti ha toccato una farfallina, piccola gippetta. E tra l'altro stanno sparando, quindi spero non lo stiano uccidendo. Ah, raga, è incredibile che nelle partite di prima, anzi, questa sarebbe la terza, ma penso che la prima ve la tagliamo. Nelle partite di prima, un sacco di gente è andata ai boss. A questa per ora non se li sta a fare nessuno. Sì, lo so, infatti. Ok, Tato, uno. Allora. Ok, fatto. Mamma mia, quanto è forte sto pump, raga. Ma non muore? Gelatino? Ah, questa è la nostra vecchia taglia, era. Una è la nostra vecchia taglia. Mi hanno provato a cecchinare da lontanissimo. Oddio, come è arrivato? Hanno provato a cecchinare. Dove sei? Dove sei, Valeria? Ciao, Valeria. Ciao. Come stai? Buongiorno. Siamo venuti a trovarti. Ce l'avevo No, vabbè, ragazzi, però io mi merito veramente di morire. Io me lo merito di morire. Cioè, già sono lente le armi. Se poi io non mi ricarico prima di venire a fightare, è finita, Raga, vado proprio così cattivo. Tanto è tutto mitico. Tanto è tutto mitico. Mi prendo pure questo. Ma c'è qualche player vero? No, sono tutti scagnozzi. Ok. Oh mio Dio. Allora, proviamo a prendere l'isola e poi andiamo al coso. Oddio. Questa? Sì, me la prendo. Passi. Ma quante mitragliette Passi, sono? Amore, c'è gente, mi sa. Sì, è gente vera. No, 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 no. No, ragazzi, no. C'avevo tutto scarico. Ma è rimasto con 2 di vita quell'altro. Allora, ragazzi, mi sono tolto la felpa. Mi sono tolto la felpa e stiamo provando in build. Perché stiamo provando in build? Perché mi sono rotto le scatole di rimanere con le armi scariche e non potermi coprire e difendere. Quindi io adesso farò una cosa. Sparo con le armi, mi boxo, così ci metto un quarto d'ora a ricaricarle e le ricarico. E perché ho le ombre se ho le ombre disattivate? Non lo so, come... Pure io prima nel video
della mia vittoria, della prima vittoria, l'unica probabilmente che riuscirò a fare in questo capitolo, sul secondo account avevo messo gli FPS più alti, avevo tolto le ombre, mi ha lasciato le ombre con gli FPS più bassi. Sta arrivando un botto di gente. Ma pure le ombre, quindi raggerò a schifo. Bene. Sta arrivando anche un botto di gente, sta arrivando. Madonna, regà, nella parte di prima ci stava pure a di bene che nessuno si stava andando a prendere i boss. Regà, non ci voglio pensare. Non ci voglio pensare. Terrò dove hai pingato, eh? Sì. Ah, già. Ma ed è pure alta, quindi sta proprio qua sotto, tipo. Ok, uno l'ho ucciso. No, regà, ho fatto le ore di caricare l'arma. L'arma va ricaricata nel momento in cui sai che proprio non puoi più sparare finché... Ma quanta roba ha valutato questo in mezzo secondo? Allora, zip. Oddio, la pistolina tutta bella potenziata, ragazzi. Io c'ho uno scildino per te. Eh sì, segna passi qua. Questo sta andando a prendere la scheda di quello che ho ucciso io, te lo dico io. No, qua non si entra. Io ho preso la rail, per andare diverso. Sì, il problema è che io me lo uccide. Vabbè, vengo pure io. Passi qui, ma ovviamente sono degli scagnozzi. Eh no, amore, mi hai detto che stai venendo al boss, io sono venuto al boss. Ma c'erano gli esplosivi, quello ti volevo dire. Ce l'ho. Mi risto spammando a lui. Mamma mia, guarda quanto danno! No, raga, sono sbroccati. Quanto danno mi ha fatto pure a me? Ok. Vabbè, ci sta sparando anche l'altro team, amore, attenta. Prenditi le cose qua, amore. Lo so, non me la stava prendendo. Ma facciamo una cosa, campione. Mi sa che sei davvero un campione. No, ce l'ho scarica, raga. Non è possibile. No, raga, non è possibile. Cioè, c'hai perennemente le armi scariche, ragazzi. Infatti pure lui mi piccona, regà. Cioè, quando puoi devi cercare di non sparare. C'hai perennemente le armi scariche, ragazzi. È incredibile sta cosa. È veramente assurda. Ah, pensavo fosse sopra. Penso non ci sia mai stata una stagione con tutte queste armi così impossibili da ricaricare. È incredibile. Non mi capisci niente. È caduto il pollo. Ma era un pollo incredibile. Cioè, giusto io con le mie armi scariche ci potevo morire. Io sono morto sopra, eh. Allora, stanno fightando. Quindi vuol dire che c'è qualcun altro. Però potrebbero essere anche gli scagnozzi. No, stanno sparando al boss. Sì, stanno prendendo il boss. Sì, sì, sì. Ma contro di chi esattamente? Cioè, vabbè. Sotto. Uccidiamo anche lei, che mi sembra più pericolosa di questi avversari. Sì. Oh mio Dio. No, dietro. Ma vai giù, per favore, signorina. Ok, allora. Tu preso. A te te prendo lo stesso. Prendo pure te, prendo te. Sono finiti? No, non credo. Però io adesso devo... No, non ti ricaricare. C'ho 70 pump. Ma perché tutti sti pump? Allora, va bene. Qua ci sono degli impulsi. C'è spazio, sì. Oddio. No, ragazzi, non è possibile. Era di nuovo scarico. Regà, io non esco vivo da sta challenge, ve lo dico. Io non esco vivo quest'oggi da questo video. Allora, facciamo così. Dobbiamo volare a... ragazzi, a gran ghiacciaio l'hanno preso. Dobbiamo volare a rotaie. Amore, se riusciamo dobbiamo scappare. Mi stavo a fare il medikit perché sennò sono morta se mi tocca. Niente, mi doveva levare tutta la vita. Allora, praticamente questa stagione è fatta di armi che fanno una marea di danno. Molte sono imprecise se non hanno il mirino. E ci mettono un quarto d'ora a ricaricarsi. Non lo so se mi piace, vi devo dire la verità. Non ne sono così convinto. Dai, no, dai. C'è gente che sta... vabbè, gente col cecchino. E io provo ad andargli addosso, soprattutto a quello lì. No, 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 macchina, dai, dai, dai. Ma sei gigantesca, sei, ma solo delusioni. Ok. Dove sta questo? Ho messo sotto. Ok. Pensavo che ne stessi andando. Ok, ma perché si... Stanno là gli altri. Ok, ma allora me ne fregherei. Sì, andiamo. Però non possiamo riprendere la macchina perché l'acqua è troppo profonda qui. E allora proviamo a nuotare. Allora, ragazzi, amicizia... No, com'è? Pattichiari, amicizia lunga. Se fammo l'affare a vicenda, che dici? Sentite un attimo. Ma poi guarda quanto spammano le nuove armi. Ma poi stiamo andando via, no? Ma sì. Ma prendi la carta e non sparare. Ma appunto. No, ci abbiamo qua vicino quell'altro. Sì. No, vabbè. Andiamo a prendere Tana.
questi speriamo che sopravvivano e rimangano col coso. Più che altro, ragazzi, più che il medaglione dobbiamo sperare che prendano l'arma mitica. Sarebbe... Ancora? No, mi hanno proprio distrutto. Mi hanno proprio distrutto. Tu vai, vai, vai. Che io uso un attimino gli impulsi qua per andarmene. Raga, mi hanno distrutto. Però, teoricamente, se hanno sparato adesso per un quarto d'ora non dovrebbero poter sparare. No, mi sa che sono no, un altro team. Questi, un altro team. Coso, sì. È un altro team. Vabbè, ho capito, però vi siete messi d'accordo tutti oggi, eh? No, amore, io sto continuando ad andare, eh? Cioè, non vai, mi sto vai, proprio vai, fermando. Vai, sparato un po', l'ho tenuto un po'. Stanno a sparare pure qua, stanno a sparare. Stanno sparando anche qui. Io ne ho due di armi mitiche, con questa sarebbe la terza. Vediamo un attimo. Oddio, l'isola è anche qua vicino, perfetto, perfetto. Ancora meglio di prima. Oddio, raga, qua una marea di kill, un sacco di gente con la corona, ma che è? Allora, c'è gente qua. Eccolo qua, Oscar. Eccolo qua, regà, Oscarigno. Si è già ricurato, ma io l'ho distrutto. Dimmi che ci sei, amore. Amore, sono dietro di te. Ok, amore, stavo straconcentrato. Qua davanti ci abbiamo il team. Ok, a terra, fatto fuori quest'altro. Oddio, la scavalcata. Ok, a terra, ucciso. Serrato, amore. Ma c'hanno anche la skin OG questi. Oh mio Dio, stanno tryhardando. Ok, c'è altra gente qui, com'è possibile? Ok, c'è quello, 3, ok. Ok, ciao bro. Io sto giocando col double pump, raga, senza che neanche me ne accorgessi. Sì, e poi dobbiamo volare all'isola. Dobbiamo veramente volare all'isola per prendere la quarta arma mitica. Poi raga, dobbiamo sperare i medaglioni. Va bene lo stesso, ragazzi, va bene lo stesso. Ok, qua c'è un rift. Allora, raga, è fondamentale il caricatore rapido. È fondamentale il caricatore rapido per tutta sta situazione, vi sto dicendo. Perché se avete l'arma mitica ma non ha il caricatore rapido, continuerà a caricarsi lentamente. Quindi è totalmente inutile. Dopo aver preso questa, dobbiamo puntare quegli altri che hanno preso a rotaie e a granghiacciaio gli altri boss. Siamo 13. Vabbè, oddio, hanno perso il medaglione. No, ok, stanno qui però. Ok, per capire dove si muovono, ho pingato. Che arma mitica c'era qua, raga? Ma possibile un'altra mitraglietta? No, non è mitica? No, regà, non è mitica. Ma io ci ho fatto pure il video, non era mitica. Zio pera, ragazzi, zio pera. È finita. Vabbè, puntiamo a quelli. Sì, per forza. Stanno là. Non mi pingare, qua no. Qua sotto anche. Sì, allora mi metto qua sopra io. T'hanno no, visto, col cecchino, sì. Stanno col cecchino. Tutti stanno col cecchino. No, mi ascolto. Madre mia, ragazzi, non esiste però. Cioè, dai, ma com'è possibile? Cioè, e non col cecchino, A me ha scavalcato, parliamone. No, amore. No, perché cadette sotto. Ha fatto la scivola, ha scavalcato quella da sola. Oh, mio Dio. Questo ci ha pushato? Gli ho fatto un bel po'. Attraverso vicenda. Allora. C'aveva il medaglione, era lui. Due medaglioni. Prendimelo. Ti no. Pusha. No, più che altro. Vai, prenditi il medaglione. Se no, tutti e cinque. Ok, uno l'ho spedito lontano. Sì. Non ci credo. Non ci credo. Non volevo arrampicarmi. Ma mi siete ammazzati da soli? No, ma che? Mi ha bombato lui perché io mi sono arrampicato. Allora, ragazzi, se avessi messo tutte le prove, tutti i tentativi che abbiamo fatto per fare sto video, sarebbe venuto il video più lungo della storia di YouTube mondo. Allora, non avete idea delle cose che abbiamo provato a fare. Con Serena a un certo punto abbiamo provato a giocare in squad. A un certo punto abbiamo provato a giocare in tutte le modalità possibili. Build, no build, come avete visto. Qualsiasi cosa. A un certo punto mi sono ritrovato a provare da solo. Ma, regà, non ci sono lobby in cui non si vanno a prendere i boss, è incredibile, o comunque non ci sono lobby dove non succede di tutto. Quindi adesso sto provando a giocare in singolo, in duo, così, de botto, perché tanto ho visto che in singolo da solo, quindi in singolo proprio, ci prendo le pizze e basta. Ah, e comunque sono atterrato a granghiacciaio perché purtroppo il bus passava proprio sopra Peter, quindi spero che qualcuno quella la vada a prendere. Qualcuno sta planando adesso qui, vabbè. Ok, raga, eccolo qua, ma hanno provato a sparare prima a qualcuno. Non ho capito bene a chi in realtà. Ok. Ok, allora. Pure dai balconi. No, raga, ma io ho finito i colpi. Comunque non ci stanno armi in questa zona. Cioè, letteralmente non ci sono armi. Oh, ok. Allora. Dai. No, che cosa mi sta tirando? Mi sta tirando le impulsi, mi stava tirando. No, non scendere. Allora,
Ok, ok, però devo prendere anche l'arma. Dov'è l'arma? L'arma, ok. Allora, io c'ho tutto. Me ne vado, raga, ve lo dico. Cioè, non me ne frega niente. Questi mi possono rincorrere quanto vogliono. No, raga, Peter è leggermente fuori safe. Se non lo va a prendere nessuno è un casino. Rosico se non se lo prende nessuno, raga. No, passi, raga. Che è uno scagnozzo? Ma è uno scagnozzo già da qua. Già da qua gli scagnozzi, raga. Cioè, il boss sta lì giù. Ok, raga, ecco il boss. Allora, oh mio Dio. Da là sotto tutto sto danno, ma... vabbè. Ok, si è rifatta lo shield, però attenzione, Ok, è praticamente morta. Dai, avevo detto eri praticamente morta e muori. Ok, allora prendiamoci anche questo. Prendiamoci anche questo. Dovrei aprire il bunker, come dico sempre, ma anche questa volta lasceremo stare. E scappa anche dai cosi. Gli scagnozzi. No, raga, Peter non l'hanno preso ed è uscito fuori dalla safe. Io non ci posso credere. Non me la meritavo questa cosa. Il problema è che sta uscendo tanto e poi dovrei andare a Tana se voglio andarle a prendere tutte. Oddio, raga, c'è un team qua. Oh mio Dio. Da, nuoti? Non nuoti? Non lo so. Che facciamo? Non nuota lui. O lei, anzi, in questo caso. Ciao, bro, che fai? Bro? Se ne sei andato? E il bro se n'era andato. Ma il bro continua a curarsi di brutto. Ok, l'abbiamo killato. Non esistono colpi cecchino. Ah, raga, questo? Ma già qui un bot. Ma anche come prima, raga, vabbè. Raga, iniziano a sta già qua. Ma dov'è? Più qua, ok. Ok, sta qua dentro. Attenzione che abbiamo anche la granata. Ok, no, però non l'ho presa in headshot, raga. Non l'ho presa in headshot, raga. Ok. Ricarica tutto. Oddio, ricarica tutto. Forse ci basta anche questo fatto bene. Oh mio Dio, no, però così no. Dai, 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 che sta per morire. Ok. Altro scudo preso. L'arma mitica. Raga, tanto questo è scarico. Non ci abbiamo più colpi... Ecco. Raga, mo come faccio? No, raga, Tana pure sta lontanissimo. Raga, Peter, tanto non ce l'avrei proprio fatta. Il problema è che era la prima città, quindi... Cioè, la gente ci sarebbe dovuta andare e prenderla. Invece non ci sono andati. Oddio, raga, la Octane andrà più veloce. Ah, no, raga, mi sa che è la cover di qualcuno. No, non c'ha più carburante. Raga, sono un cretino. Raga, sono veramente stupido. No, raga, c'è pure un player qui. Ok, mo va a trovare. Allora, i flopper me li devo portare. Ma, bro, ok. Vede movement. No, però altri flopper. E anche un medikit. No, però, raga, non posso levarmi il pump. Se avessi avuto quella macchina, raga, questa almeno riuscivo a prenderla. Mo c'ho il dubbio pure di andare a prendere Tana. Raga, adesso toglie uno. Dobbiamo sperare che continui a togliere uno. Perché se no... No, però mi sono rotto le scatole desti 65. Tu devi togliere di più. No, toglie due? No, che toglie uno. Toglie uno, ce la possiamo fare. Allora, lì Oscar è quasi morto, raga. Oscar è quasi morto, ragazzi. È morto, praticamente. Che gli prende? Il mal di tempesta a loro? Pure i boss prende... Ma non posso salire qui? Fantastico. Allora, scendi. Dov'è? Ok. Uno... Due. Allora, regà, io in realtà ho tutte le armi mitiche tranne quella. Che la faremo? No, regà, mi tengo i flopper, però tanto qua davanti ci stanno le macchine. Io non lo so se ce la faccio ad andare a prendere Peter, regà, Il problema, regà, è che non so se ci siano altre armi mitiche. Regà, hanno pure rebuttato qui, ma io ovviamente devo fare finta di niente. No, sta anche per partire la tempesta, ragazzi. Regà, ma c'è una macchina pure che sta arrivando da di qua. Ma possibile che nessuno sia andato da Peter? Ma veramente possibile? Regà, ecco la tempesta. Questa quando si ferma toglie due sicuramente, Non lo so se ce la faccio. A ritornare di sicuro non ce la faccio. Ma ormai è diventata proprio questione di vita o di morte. Cioè, io devo riuscire a prendere 5 armi mitiche insieme nello stesso momento. Cioè, quello è il mio obiettivo. Ah, se si ferma e toglie uno ce la faccio. Se si ferma e toglie due forse no. Toglie... Uno. Ok, ce la dovrei fare. Almeno ad arrivare da Peter ce la faccio. Oddio, se non succede qualcosa adesso, ovviamente. Il problema è che lui sta pure nella parte lontana
della città, capito? Non è che dici, sai, sta vicino. Se sti medaglioni avessero curato pure la vita, ce l'avrei fatta. Ma se avessero curato pure la vita, sarebbero stati troppo forti. Allora, eccolo qua, raga. L'ultimo mi porterei volentieri le granate a onda d'urto. Con le granate a onda d'urto forse ce l'avrei potuta quasi fare. Macchina più granate a onda d'urto, ma non posso. No, raga, non ce la faccio. Ad arrivare in safe non ce la posso fare. Mi sarebbe servito qualcosa di più veloce, ma neanche il treno probabilmente. Però, regà, guardate, inventario tutte mitiche, ce l'abbiamo fatta. Non so neanche se mi prenda il mal di tempesta, ma il problema è che avrei dovuto cercare delle cure, probabilmente. Non mi sarei dovuto arrendere così. Però, tra me e me, pensando di non potermi... No! Mi abbandoni così, mi abbandoni, furgoncino mio? Mi abbandoni veramente così, mi abbandoni? No, regà, non ci credo. La nostra è stata una lunga storia, fatta di grandi emozioni, finita come peggio non poteva finire. Regà, niente di niente. Nessuna cura. L'unica mia salvezza sarebbe potuta essere il treno se ci fosse stata delle... Se fossero state delle cure, ma... Oddio, oddio, guardate qua per terra. Il problema è che adesso toglie due, vero? Sì, ragazzi, adesso toglie due. No, non ce la posso fare. Oddio, dei flopper, però. Regà, io nel dubbio mi tolgo un'arma mitica. Quanti sono? No, è uno solo. Sono delle bende, ma... No, regà, non ce la posso fare. Oddio! Però sta qua vicino, eh. Ci sono altre cure qui? Aspettate un attimo. No, regà, se ci fossero state altre cure, sapete, ce l'avrei quasi potuta fare. Questo mi può curare? Ok, mi può curare? Sì, 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 mi ha curato. Attenzione. Regà, lo so, l'ho dovuto buttare. Una l'ho dovuta buttare, ragazzi, di arma mitica. Ma se no morivo. Cioè, noi le 5 armi mitiche le avevamo. Oddio, no, faccio così, faccio. Ragazzi, ce la posso fare. No, 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 non ce la posso fare con queste. Non ce la posso fare. Devo portarmi i medici. Ma se me li posso tirare? Sì, li posso tirare. Li posso tirare, raga. Li posso tirare, giustamente. Devo fare tipo una mandragata così, raga. Devo fare tipo una mandragata così. Se no, non ci arrivo. Cioè, raga, mi ha detto veramente bene con la tempesta, eh. Cioè, penso l'unica botta di fortuna incredibile di tutto il video, finalmente. Forse ce la facciamo. Se non mi prende adesso il mal di tempesta, ce la possiamo fare. Se non mi prende ora il mal di tempesta, ce la possiamo fare. Addirittura posso usare per l'endgame le impulsi. Addirittura le posso usare per l'endgame le impulsi. Non ci credo, raga. Non ci credo che ce l'abbiamo fatta. Certo, potevo lasciare un pump, che almeno c'avevo un pump e tutte altre armi diverse. Però va bene. Regà, non ci credo, ce l'abbiamo fatta. Ma allucinante. Siamo sopravvissuti. E da solo mi sono andato a prendere. Cioè, ma non c'ha senso sta cosa. Ma ancora la safe qui. Ragazzi, vi giuro, per fare sto video ci sono volute 3 ore. 3 ore, ragazzi. 3 ore. Forse anche qualcosina in più. Forse anche qualcosina in più. Ma ce l'abbiamo fatta. Io non ci credo. Ho le lacrime. Ho le lacrime. No, però prima mi stavo per mettere davvero a piangere. Oddio, raga, qua posso rubare anche una scorta, tipo. Però non mi serve a niente rubare questa scorta adesso. Oh mio Dio. Siamo 4 team perché la tempesta ne sta inghiottendo un po' di player. Siamo 1v1v1v1. Sono anche full mazzo. Cioè, meglio di così non potevo sta. Raga, uno ha sbagliato l'atterraggio. Ma che cosa sta succedendo? Cioè, questi stanno morendo da soli. Ok, c'è uno qua, raga, che però mi ha visto. Era one shot. Che cosa ho appena visto? Abbiamo vinto. Ah no, non è la vittoria della corona. Ho preso la corona. Cioè, mi ha dato la corona perché ho vinto. Per un attimo ho detto, Dio, vittoria della corona. Invece no. E tra l'altro abbiamo anche sbloccato l'ombrellino, ragazzi, perché io non avevo ancora fatto vittorie. Ecco qua, raga. Ecco qua la roba. Io veramente, raga, non ho parole. Ombrello ribelle, tra l'altro fa anche schifo. Vabbè, ragazzi, senza parole, mi sono portato a casa anche la corona. Peccato per la vittoria della corona, perché avevo visto e c'era gente in mappa con la corona. Non so, gli ultimi siano morti. Probabilmente l'ultimo che ho ucciso era messo male da un fight e gli altri due saranno rimasti in tempesta a fightare. Infatti poi uno è caduto magari mentre fightavano, è caduto, e l'altro poi è morto in tempesta. Ma vabbè, cioè, tutta la fortuna di questa partita, vi giuro, ha ripagato tutte le ore di registrazione. Detto questo, ragazzi, vi ricordo il codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato, nel negozio oggetti di Fortnite, fondamentale per supportarmi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo capitolo 5, di come sta andando. Io lo sto un po' odiando, sinceramente, a livello di gameplay. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi contenuti, mi raccomando, ragazzuoli, perché ne arriveranno. Per vedere la mia prima vera vittoria reale, andate sul canale extra, trovate sempre il link in descrizione. Per me è tutto, ci troviamo dopo, forse con altri video, qui sul mio canale principale di Fortnite. Ciao, ragazzuoli!